Ben ritrovati con l'edizione di maggio di Sintesi On Air, il Market Outlook di CRIF. Iniziamo con le analisi dell'osservatorio CRIF sulle imprese. Dopo un lungo periodo di discesa che ha toccato il minimo a fine 2021, il tasso di default medio delle imprese italiane sale al 2,39% a dicembre 2023. Più nel dettaglio, il tasso di default si attesta al 2,49% per le imprese individuali, all'1,62% per le società di persone e al 2,58% per le società di capitali. Per il 2024, CRIF Ratings prevede che il tasso di default delle società di capitali possa salire attorno al 3,5%. Secondo l'osservatorio CRIF, nel 2023 cresce del 5,4% anche il numero di finanziamenti erogati alle imprese, trainati dalle società di capitali, ma è minore la propensione a indebitarsi con importi elevati. L'importo medio complessivo registra un più 1,7%. Proseguiamo con lo studio originale di CRIF sul Buy Now Pay Later in Italia. L'analisi mostra una crescita costante del fenomeno del compra ora, paga dopo, che fa registrare nel secondo semestre del 2023 un'accelerazione nell'erogato del più 35% rispetto allo stesso periodo del 2022. Sono i millennials e la generazione X i principali utilizzatori di Buy Now Pay Later, con una quota del 75,7%, ma crescono di 6 punti percentuali anche i baby boomers. Inoltre, il Buy Now Pay Later risulta essere un acceleratore dell'inclusione finanziaria. Infatti, ben il 61,7% di coloro che si affacciano al credito per la prima volta richiede questo tipo di facilitazione finanziaria. Passiamo ora alla bussola mutui di CRIF MutuiSupermarket.it. Nel quarto trimestre 2023, tassi elevati assieme ad altri fattori macroeconomici hanno continuato a frenare il numero di compravendite residenziali, che cala del meno 3,3%. Tale contrazione è comunque più moderata rispetto ai trimestri precedenti. Cala anche la quota di compravendite assistite da nuovi mutui casa, che scende dal 52% del 2022 al 36,9% di fine 2023. Inoltre, nel primo trimestre 2024, il valore medio dell'immobile oggetto di garanzia rimane stabile sui 170.000 euro, mentre la superficie commerciale media degli immobili offerti a garanzia del mutuo si posiziona attorno a 110 metri quadrati. Concludiamo con l'osservatorio sugli NPE realizzato da Cribis Credit Management. Nel 2023 l'ammontare degli stock NPE bancari fa registrare una diminuzione del 9,9% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, le transazioni sul mercato secondario sono più che raddoppiate, raggiungendo i 16,2 miliardi di euro. Per quanto riguarda i crediti a rischio, i settori produttivi più esposti sono le costruzioni, i servizi e il commercio. Infine, aumenta il numero delle procedure giudiziali chiuse rispetto a quelle aperte e calano del 3% i nuovi procedimenti iscritti. Per questa puntata è tutto, arrivederci al prossimo episodio e non dimenticate di attivare le notifiche sul canale YouTube di CRIF per rimanere costantemente aggiornati sui trend di mercato.